un esploratore parte per l'Africa a bordo di un aereo. Ad un certo punto, per una causa inspiegabile, l'aereo precipita e si perdono le tracce dell'esploratore. Dopo 2 o 3 mesi, vedendo che l'esploratore non ritornava più a casa, partono i soccorsi alla ricerca di questo esploratore e lo trovano in condizioni disagiate. Lo prendono e lo riportano a casa. E giustamente l'esploratore era in convalescenza e riceve la visita di un amico. L'amico ci va: «Ehi Carlo, come stai? Da un pezzo che non ti vedevo, come te la sei passata là in Africa?» Allora risponde l'esploratore: «Me la sono passata veramente male. Ti capisco. Ti posso dire anche una cosa molto intima. Dimmi. Non so se mi viene facile a dirtela. Parla, Carlo, parla. Che ti è successo?» Sinceramente sono stato violentato da un gorilla. Madonna, violentato da un gorilla? Sì, però ti prego, non ne parlare con nessuno. Ma che dici, Carlo? Scherzi? Sono cose che non si dicono queste. E poi tu lo sai, io... Ah, ti raccomando, sei un amico, eh. Di niente. E se ne va. Dopo 3 mesi si rivedono in strada. «Uè, Carlo, come stai? Come ti sei ripreso?» Allora risponde Carlo: «Insomma, penso sempre a quel momento. È veramente un momento triste. Sì, ti capisco, Carlo, ma tu, te l'ho detto, tu puoi stare tranquillo, da me una parola non esce. E poi, anche quando il gorilla mica parla?» Lo so. Non parla, non scrive, non manda neanche una cartolina. I don't know.